Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 6 agosto. Vediamo subito le notizie fondamentali della giornata. Il comitato tecnico-scientifico, quello che ormai governa le nostre vite, l'economia italiana, i nostri spostamenti, le nostre libertà. È inutile che qualcuno faccia ironia su quello che dico. È esattamente quello che decidono questi signori, di cui i verbali sono stati segretati, ma pare che li vogliono invece rendere pubblici. Almeno c'è una battaglia per renderli pubblici. Il comitato tecnico-scientifico ha deciso che nei treni c'è bisogno di un distanziamento di un metro. La sintesi del giornale è che l'Italia è, com'è che dice, bloccata, ganasce all'Italia, dice il giornale, mentre tutti gli altri giornali invece complimenti al comitato tecnico scientifico, tanto chi se ne frega, i treni, le stazioni, le discoteche, le fiere, gli eventi, gli NCC, il turismo, gli ambulanti, ma chi se ne fotte? Insomma, le regole vengono per primo, così come la salute. L'ENAC addirittura, leggo oggi, minaccia di bloccare Ryanair, che se ne trabatte delle regole. Qualcuno di voi potrebbe dire, beh, in fondo se tutti sono sottoposti a certe regole, poi uno non riesce a capire come si possa pensare che altri non lo siano, e questo è fuori di dubbio, ma il problema non è evitare che gli altri possano essere liberi, ma cercare di essere tutti quanti liberi. Oggi c'è un colonnino molto striminzito sulla situazione dell'Alitalia, in cui viene dotata di 3-4 milioni di euro per poter arrivare a presentare un progetto all'Europa, che dovrà decidere se e come farla rivivere. Nel frattempo il resto del mondo cerca di vivere e l'Italia vive invece con quel comitato tecnico scientifico che dice le regioni sono senza regole, un rischio per il messaggero, anche loro rispettino il distanziamento. Insomma, tutti per rispettare il distanziamento. Nel frattempo dobbiamo dare atto che quell'appalto che è stato prorogato per 5 giorni dell'Azzolina e der commissari, oggi lo dice bene il Sole 24 Ore e ci gioca sopra anche Travaglio, sfottendo tutti quelli che dicevano che quel appalto non sarebbe andato a buon fine. Beh, insomma, dicono che sono arrivate 14 offerte, ha rimandato di 5 giorni le offerte perché sarebbe andato deserto, sono arrivate queste 14 offerte, dice il Sole, il 12 agosto si dovranno firmare i contratti e secondo loro dopo un mese saranno pronti 3 milioni di banchi. Vogliamo scommettere che questo non avviene? Vogliamo scommettere? No, ma magari non scommettiamo perché non vale la pena. La vera battaglia politica oggi è sul decreto di agosto. In arrivo il nuovo stop ai licenziamenti, e qui Repubblica è quella che la prende, diciamo, meno per le vie traverse, perché intervista, pensate un po' voi, Landini, che proprio ieri in un pissi pissi di palazzo si è visto con la Mazzuccato. E voi direte, ma chi è la Mazzuccato? Landini è il capo della CGIL, il più importante sindacato dei pensionati italiano, perché questo è. E dall'altra parte la Mazzuccato è quella che non ha firmato, nonostante facesse parte del comitato Colao, le ricette di Colao, ma voleva, è una consulente per l'economia di Palazzo Chigi, una specie di marxista keynesiana dei giorni nostri. Perciò Landini e Mazzuccato sono perfetti insieme. Insieme sono, diciamo, la sinistra del nuovo millennio, però non si può dire perché sennò si è poco chic. Beh, insomma, la situazione è molto semplice: il governo vorrebbe prorogare i licenziamenti, Landini dice se non li prorogate lo stop ai licenziamenti fino al 31 dicembre ci saranno tensioni sociali. Anche un bambino piccolo gli viene il sangue al cervello, perché scrive quello che scrive oggi Dario Di Rico, che scrive Stefano Lepri sulla Stampa, che scrivono tutte le persone, non che siano dotate di una particolare conoscenza dell'economia, ma di una particolare buonsenso. Se tu un'impresa di non licenziare, non licenziare, non licenziare, e il mercato non sta ripartendo, e i consumi non stanno ripartendo, e i distanziamenti ci stanno tenendo in una specie di emergenza continua, secondo voi cosa succederà quando il 31 dicembre si potrà licenziare? Succederà che o le imprese sono fallite perché non hanno licenziato e sono soffocate di costi che non sono riuscite a sopportare, oppure se non sono fallite licenzieranno a man bassa. Il tema però che questo governo interessa è tirare a campare, quindi 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, finché non arriviamo a luglio, che c'è il semestre bianco e quindi non si possono fare le elezioni, e ci troviamo il governo che stava per morire ma che non muore mai, come quei vecchi anziani nonni dei romanzi italiani che speravano i nipoti che morissero e non muoiono mai. Così sarà con Conte, e quindi si bloccano i licenziamenti. Tanto un'azienda che fallisce vuol dire un imprenditore che muore da un punto di vista commerciale, un'azienda che licenzia 10 persone sono 10 elettori che se la possono prendere con Conte. Ma alla fine, nel lungo periodo, cosa è meglio?
ce lo spiega anche Di Vico, ve lo ripeto, sul Corriere, in cui in realtà racconta un'altra cosa, cioè che col decreto d'agosto arriveranno altri bonus. Beh, ma possiamo vivere di bonus? Lui dice i bonus, zero progetti, tanti coriandoli. La stessa cosa scrive la Malfa sul Mattino, e invece l'unico che ha una posizione, diciamo, bella di sinistra, ma soprattutto una bella posizione contiana come sempre, è, pensate un po' voi chi, toc toc, Travaglio, per cui non c'è una cosa che questo governo non ha fatto bene. Bonafede Di Matteo, aveva ragione Bonafede, ma anche Di Matteo. I banchi avevano ragione loro, il lockdown avevano ragione loro, il decreto di emergenza avevano ragione loro, sono tutti dei pirla tranne Conte oggi. E oggi che cosa ci spiega? Ideona per la ripresa, questo è il titolo sarcastico del Fatto, tornare a licenziare. Bisognerebbe spiegare al Fatto Quotidiano che non tutte le aziende come il Fatto Quotidiano ottengono 2,5 milioni di prestiti nel giro di un mese grazie al decreto rilancio, nonostante l'anno scorso abbiano perso 1,5 milioni di redditi. Chiaro, non tutte le imprese sono come il Fatto Quotidiano, che può permettersi, appunto proprio perché nuova, di avere grandi prestiti che gli permettono di pagare i fornitori. Ci sono delle imprese che soffrono, ma questo forse ai ragazzi del Fatto Quotidiano, che tutto sanno tranne che cosa è un'impresa, perché loro l'impresa la immaginano alla barchetta dove vanno a ballare il karaoke, beh, insomma, probabilmente per loro la posizione di Landini e di Conte è quella giusta. Il lavoro è diventato una variabile indipendente, è esattamente quello che uno immagina nei libri di Orwell, cioè lavorate, poi, e anche nella pianificazione sovietica, poi il fatto che il lavoro sia in funzione di un reddito, di un utile, di un profitto d'impresa, del fatto che ci sia un imprenditore che organizzi mezzi aziendali proprio per portare a casa un risultato, beh, questo è indipendente per Landini, per il Fatto, per tutti questi qua, perché questi non gliene fottu nulla. Bisogna evitare che si facciano i licenziamenti. Secondo voi un imprenditore licenzia perché gode? Un imprenditore licenzia probabilmente perché non ha più bisogno di quelle persone, perché non c'è più il lavoro, immagino, ma comunque questa roba qua bisogna spiegare a Landini, che probabilmente pensa più a fare, diciamo, la Marcord sindacale degli anni 70, così con a braccetto con il suo amico di Partite Nuove. Travaglio, Movimento 5 Stelle, 1 su 4 non versa i contributi come avevano promesso nel loro DNA. Questi d'altronde erano quelli, capito, che non dovevano essere indagati, se no si dimettevano, quelli che dovevano versare i contributi e non li versano, quelli che dovevano evitare il secondo mandato ma ora stanno pensando di ribaltare il secondo mandato, quelli che non dovevano governare col partito di Bibbiano, cioè il PD, e ci governano, quelli che non dovevano fare le nomine e hanno nominato praticamente tutti ovunque. Sostanzialmente non ridanno i loro finanziamenti, e per me va benissimo se tenessero tutti i soldi, per me i parlamentari se li possono tenere tutti, ma è l'ipocrisia di dire che lo fanno e poi non lo fanno, beh, insomma, fa ridere. Anche la taverna, la mitica taverna, la passionaria della Garbatella, non so di dove sia esattamente, non ci sta. A proposito di donne, Sallusti oggi si occupa degli insulti ricevuti dalla Meloni e di questa Pessina, una insegnante di religione. Io me le vedo queste, l'insegnante di religione che diventa vicepresidente della Fondazione Cariplo e si dimette per questi insulti che ha fatto sui social nei confronti della Meloni, e dice: peccato che si è dimessa perché la sinistra è quella roba là, tanto accogliente con tutti, tanto buona eccetera, tranne che con la destra, che diventa brutta, orrenda, e nei confronti dei quali si possono usare tutti gli insulti. Però io vado oltre rispetto a Sallusti. Secondo me una deficiente può dire alla Meloni che è brutta. Secondo me noi viviamo in un mondo in cui si può dire che una persona è brutta. Io ricevo insulti di tutti i tipi e mai e poi mai penserei che quelle persone che scrivono che io sono brutto, stronzo, antipatico, cioè è ovvio che lo possono dire. Cioè in un paese normale, secondo me, è possibile che una cretina professoressa di religione dia della brutta piena di testosterone alla Meloni, perché se noi ci scandalizziamo di questo è finito il free speech. Il free speech è anche il diritto di avere libertà di insulto, come dire, brutto da parte di una di sinistra nei confronti di uno di destra. Il tema è un altro, che se uno di destra si permette di dire una cosa di questo tipo è fatto fuori, se lo fa una di sinistra invece è un rimbruttino. Michele Serra oggi sulla sua amaca c'è un'idea diversa, dice: ah, è tutta colpa dei social. Cioè Michele Serra in questo caso non se la prende con la Pessina che ha insultato la Meloni, ma coi social che amplificano. È fantastico come si riesca a trovare, quando si parla di una caduta di stile, perché questa sicuramente è, da parte di una sinistra, non c'è più il sessismo, l'omofobia, il porco Giuda, l'invilimento, il cazzeggio, no,
sono il problema di questi social in cui si dovrebbe risolvere tutto, dice Serra, con le scuse della Pessina nei confronti della Meloni. La Meloni dovrebbe accettare le scuse, la Pessina non dovrebbe essere più dimessa. Anche secondo me ha ragione Serra, però vorrei che Serra ragionasse sul fatto che questo deve avvenire anche quando quelli di destra dicono delle cagate pazzesche nei confronti di quelli di sinistra. Smettiamola di questa specie di grandissima teca di cristallo in cui pensiamo di essere, in cui soltanto quelli di destra vengono giudicati e quelli di sinistra invece possono dire qualsiasi cosa e non sono mai giudicati. Tant'è che noi che siamo andati in un convegno al Senato sostenendo delle tesi sul Covid, che non sono negazioniste, sono delle tesi diverse rispetto al mainstream, siamo considerati dagli amici di Serra, dagli amici della Pessina, dei negazionisti, che è un insulto. Dovrebbero chiederci scusa, Ricolfi, quando mi definisce un negazionista. Dovrebbero chiedermi scusa, Repubblica, quando titola Porro negazionista. È peggio che dare del brutto alla Meloni. Perciò Meloni, i sottoscritti, abbiamo le spalle piuttosto larghe per pensare che gli insulti ce li prendiamo e ce ne sbattiamo le balle. Va bene, sul rimpasto di governo tutti i retroscena dei giornali oggi ne parlano, perché pare che, vabbè, Zingaretti ha detto che non vuole fare il Ministero degli Interni, ma pare che adesso Italia dei Valori voglia la Boschi a un ministero fantastico. Beh, a proposito di Boschi, beh, straordinario, sia Crippa sia Borgonovo, due più diversi non potete immaginare, uno sul Foglio e l'altro sulla Verità, che fanno l'estate di tante foto e molto Photoshop, come dice in un pezzo molto migliore secondo me Borgonovo di Crippa, molto più divertente, l'estate in cui Casolino si bacia con il nuovo fidanzato per far dimenticare il vecchio ludopatico, e la Boschi che si fa baciare, si fa vedere baciata con un attore, e poi il Conte che posa, diciamo, per Photoshop con la sua fidanzata, così come Di Maio con la sua fidanzata. Insomma, l'estate di Photoshop. Parlando di cose serie, invece, resta la questione di Beirut, in cui ci sono 130 morti, 300.000 sfollati, ma solo l'ambasciatore oggi dice, in fondo, è poco importante capire se è un incidente o è stato un attentato, perché quello che sta avvenendo a Beirut e in Libano è una guerra civile deflagrante. Beh, poi su questo c'è la figura di merda di Mario Di Stefano, ma non solo di Mario Di Stefano, che dice che, che è molto vicino alla città libica. Il Libano non è in Libia, e la differenza tra la Libia e il Libano è una differenza sostanziale di storia, di problemi, di rapporti. Io che sono una pippa in geografia, ma non sono in geografia, in storia, nelle date, veramente una pippa, io tollero le gaffe di tutti quanti, le fecero tutti le gaffe, tutti i ministri rischiano di fare le gaffe. Qua la scrive su Twitter e non è il primo ministro di questo governo, dei passati. Potremmo fare una teoria di figure di merda che fanno quelli che scrivono su Twitter e hanno anche un ruolo ministeriale importante. Certo è che lui è proprio ministro degli affari esteri, sottosegretario del ministero degli affari esteri, un po' più di attenzione, perché tutti quanti noi, secondo me, quando siamo sottoposti al test della verità della cultura generale, sappiamo e rischiamo di fare un sacco di figuracce. Michael Essien dice l'incidente è la causa più probabile di quello che sta avvenendo, però fa un reportage in cui racconta il rischio vero che c'è in Medio Oriente. Due notizie di economia. Mediobanca blindata, il Milano Finanza ci spiega che nel decreto di agosto aumenteranno il peso dello Stato con la cosiddetta Golden Power, e non si riesce a capire perché anche su Mediobanca ci sarà la Golden Power. La Mediobanca è una banca importante, prestigiosa, che adoro, che è la vecchia tradizione di Maranghi, che tutti noi giornalisti finanziari amiamo, però ecco, l'idea che anche Mediobanca sia oggetto di Golden Power nel momento in cui ci sono due italiani, Nagel e Del Vecchio, che la stanno contendendo, dà il senso di uno Stato che telefona all'amministratore delegato di Telecom Gubitosi per dire di fare la rete unica, e durante un consiglio di amministrazione, e decide che cosa fare di Mediobanca. Voi volete uno Stato di questo tipo? La Mazzucato, quella mica di Landini e di Conte, vogliono uno Stato che governa l'economia. Io e forse Pane Bianco, se Farba Licet, ieri ho letto sul Corriere della Sera, pensiamo che forse lo Stato si occupasse dei migranti, della giustizia, della sanità, ma lasciasse perdere l'economia e la finanza, perché quella magari ci pensa il mercato. Riguardo poi alla Campania, beh, rulli di tamburi. Ovviamente Il Mattino, che è il mio punto di riferimento, riesce a parlare di tutto, anche delle lungaggini della tua strada, Tasti e Cuneo, ma non dell'inchiesta che riguarda De Luca. Grandissimo Il Mattino di Napoli, che si occupa di tutto tranne che dell'inchiesta della Campania, di cui io sono totalmente garantista. Anche ieri perquisizioni, sicuramente saranno tutti innocenti, ma mi chiedo, toc toc, ma quando uno dona 500.000 euro di camici succede una fine del mondo, e quando ci sono tutti i tuoi uomini indagati per 18 milioni di euro di ospedali Covid in una regione in cui il Covid praticamente non c'è stato? Zitti e muti tutti i giornali, financo quelli locali. In realtà oggi il Corriere del Mezzogiorno ne parla e dice che
E fa una favolosa intervista a Renzi che dice: resto garantista e l'Italia dei valori sarà determinante per la vittoria di De Luca. Messaggio arrivato. Garantista Renzi non è, determinante sempre col suo 1-2% e quanto basta per poter vincere o perdere. Non so se questo valga anche per la Campania. Ciao, ci vediamo domani.